Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e questo è un nuovo episodio di Ark. E come vedete abbiamo cambiato di nuovo location. Perché? Perché mi sono seguita, come ho detto nello scorso episodio, il corso del fiume fino alla fonte. E qua ci siamo trasportati tutte le nostre creature in modo che ci proteggano mentre proviamo a costruire la base. Sì, io vorrei costruire la base proprio qua, diciamo tra una parte e l'altra del fiume, non sopra il fiume. Non sopra il fiume in realtà. Vorrei costruire tipo la serra da quella parte là e da quella parte di là, e invece la casetta la vorrei costruire da quest'altra parte. Intanto aspettate che devo controllare se le nostre bestie stanno facendo un pochino di letame. Stanno producendo caca? No, sembra di no. Vedete qui che sì, vedo l'ombra di una cacca. Eccola, ok. Perché oggi vorrà una missione da compiere oltre a costruirci la base. Guarda l'altra cacca, quanta cacca che c'è qua. La missione è quella di andare a prendere una bestia che in effetti non ho mai addomesticato, ovvero lo scarabeo. Perché, visto che voglio costruirmi la serra, lo scarabeo in teoria ci dovrebbe facilitare con la produzione di fertilizzante. Praticamente lo addomestichiamo con le cacche, ed è per questo che le sto raccogliendo. Una volta addomesticato, se noi gli mettiamo le cacche nell'inventario, lui in automatico produce olio, se non ricordo male, e tanto fertilizzante, che schifo non ci fa. La cacca invece un pochino sì. Ah sì, finalmente abbiamo anche rinominato Yuyu, Yuyu, cioè col suo nome, che in effetti continuavo a chiamarlo Yuyu ma non gli avevo effettivamente dato il nome. Il nostro lupacchiotto maschio invece l'abbiamo chiamato Akela, in onore del capobranco del libro della giungla di Mowgli. E aspetta, dov'è la lupacchiotta? Ah, qua la lupacchiotta invece l'ho chiamata Dana, per il semplice fatto che mia sorella c'ha un cagnolino molto piccolo, un pincher toy, quindi minuscolo, che appunto si chiama Dana. E non lo so, la differenza di stazze e di cattiveria tra le due bestie mi faceva molto ridere, quindi ho deciso di chiamarla Dana. Anche se devo dire che i pincher toy sono anche cazzosetti, quindi forse non è... Oh, guarda com'è contenta! Piccola Dana lei, cucciola! Eh sì, gli alziamo il livello e lei è contenta. Allora, ho chiesto a Dana di seguirmi, ora lo chiediamo anche ad Akela. Perché mi avete suggerito, dopo la cattura di Yuyu, di testare appunto lo Yutyrannus con la funzione... Bello Akela, anche lui tutto contento. Ciao, cucciolo, ma dai. Aspetta che ti svuoto l'inventario, che così sei più agile, scattante e un po' cattivello. E mi avete suggerito di testare la funzione, e aspettate di nuovo che devo mettere tutto su Romeo, la funzione che permette di dare coraggio agli alleati, e quindi vorrei un attimo testare questa cosa, sono curiosa. Praticamente è la stessa cosa che fa lo Yutyrannus allo stato brado, diciamo così, con i Karno che gli sono al seguito, quindi gli fa comparire quell'alone giallo e che in teoria gli dà coraggio, giusto? Ok, allora qui abbiamo un bel rino che direi possiamo testare appunto per... cioè possiamo usare per fare questa prova. Aspettate che lo attacco, ok, lo attaccano tutti, aspetta che tiro il grido. No, aspetta, ho sbagliato grido, questo è quello che gli fa paura. Aspetta, l'altro, Ciccio, fammi l'altro, ok. Con C devo fare l'altro, ok. Sì, ecco, sono comparsi gli aloni gialli intorno agli alleati, effettivamente ai nostri due lupi. Fammi vedere. Oddio, che fai? Yuyu! Oh! Ma mi stai mangiando i lupi? Ma che scherzi? Ma che stai facendo? Vabbè, comunque, guarda! È vero, c'è l'alone super magico. Praticamente ci abbiamo i lupi super saiyan, è una figata pazzesca! E guarda come sono fieri loro con il loro alone giallo intorno da super saiyan. Bellissimo. Ok, aspetta che lo testiamo di nuovo, fammi vedere con chi lo possiamo testare. Allora, non voglio fare fuori troppi dino perché sinceramente me ne vorrei anche addomesticare uno. Quindi fatemi vedere un attimo il livello. Sì, 13, va benissimo, non ti addomesticherò mai. Ragazzi, ci siete? Sì, sono lì, ok, aspetta che vi tiro il grido che vi dà il coraggio. Forza e coraggio, ragazzi, all'arembaggio. Vai, attaccaci tutto. Vai, sì, ma questo me lo uccido da sola, mi sa. Facciamo in tempo. Ragazzi, ma coraggio è una cipa, già ho fatto tutto io. Vabbè, dai, ok, sono convinta, la tattica funziona. Sono convinta che la cosa funzioni. Però in questa circostanza forse il livello del rino era un po' troppo basso. E ragazzi, io non starei proprio dietro al culo dello Yutyrannus, ecco appunto, perché poi vi caga in faccia. Ma vabbè, guarda l'alone, guarda. Ma che giallognolo bellissimo, ma sembrano davvero dei lupi super saiyan, ma è una cosa fighissima. E io raccolgo cacca, che bello.
Allora, prima di partire a caccia dello scarabeo, vorrei effettivamente iniziare a buttare almeno giù due strutture, cioè non a buttarle giù, in realtà a tirarle su un po' di strutture per la nostra base, giusto per poter dire di aver fatto qualcosa principalmente. Ok, usiamo intanto prima di tutto la nostra tecnica del pilone con sopra i tetti in paglia per farci un ponte carinissimo, dolcissimo e molto bellissimo che ci permetta di attraversare agilmente, in realtà non è assolutamente necessario perché lo attraverso già agilmente senza problemi il fiume, però non importa, fa figo, quindi voglio fare il ponte, va bene? Voglio il ponticello che mi va da una parte alla... aspetta, Arkman. Ma non mi ha piazzato il tetto come le altre volte, cioè non si vede il pilone che spunta. E vabbè, ma che fregatura, allora aspetta, ho costruito tetti di paglia per niente, fammi vedere. No, non spunta, non riesco a vedere. Aspetta, togli la coda, Joe. Ok, grazie. No, non c'è la punta del pilone. Ma perché? Ma perché Ark mi trolla così? Cioè, è sempre funzionato. Cacca. Ha sempre funzionato in questo modo. Che spuntava un pezzo di pilone dal tetto e adesso no. Lei fa cacca. Sì, fa cacca, aspetti. Lo sapevo. Avevo la percezione del gesto. L'ho guardata negli occhi e sapevo che avrebbe cagato. Anche lei, ecco. Per fortuna cagano all'infinito queste bestie, per fortuna. E vabbè, mi costruisco il ponte. A questo punto metto direttamente i tetti in legno. E tu non mi fai spuntare le cose, la parte finale del pilone, giusto? Aspetta, fammi mettere la scaletta, ok. Ok, sì, paglia, te ne puoi andare, però io ti ho distrutta. Potresti sparire, paglia? Paglia, datti una mossa, devo vedere. No, ma comunque non spunta, dai, l'ho già visto, non spunta. No, infatti, non spunta. Va bene, ogni tanto Ark mi trolla in questo modo e non importa, va bene, mi rassegno. Allora, via i tetti in paglia, mi vado a prendere quelli in legno. E vediamo di procedere direttamente con la cosa in legno. Ok, piazzaci pure sto tetto, vai, non me ne farà piazzare. Sì, un altro sì. E l'altro no, ovviamente gli devo mettere un altro pilastro. Aspetta che te lo piazzo così, ok? No, ma come? Ark, ma perché adesso invece compare l'ultima parte del pilone? Ma dai! Ma, allora, metti il più in basso possibile, Ark, grazie. No, dai, ma mi prendi per il culo! Mi sta trollando malamente oggi il gioco, ma perché? Allora, fammi recuperare questo... No, e questo me lo fa distruggere, no, dai! Oh, santa pazienza! Allora, aspetta, prendo la rincorsa per metterlo, guarda. Aspetta, dai, più in basso, così. Ark ti odio tanto, sei una merda gigantesca, più gigantesca delle merde che sto raccogliendo in questi giorni. Ok, allora io sono tornata al piano originale, ho piazzato tutti i tetti in paglia e ora sopra e ci piazzo quelli in legno. Aspetta, me lo fai... aspetta, qua mi trolla male di nuovo. Aspetta, fammi partire da qua. No, da più indietro, Jack. Ok, da qua, Jack, grazie. Ok, adesso ci piazzo quelli in legno. E in teoria così dovrebbe funzionare. Sì, però, Ark, quanto sei stronzo ogni tanto. E dai. Ok, allora, ponte... Siamo arrivati alla fine del ponte. Vediamo di piazzare la scaletta pure qui. Vediamo un pochino. E no, c'è lo spazio. Jack non sale. Dannazione, la scala non tocca terra e Jack deve saltare per salire. Ma perché? Ma perché riesco a farmene un'altra ora? Oh sì, meno male. Grazie. Così gliela metto attaccata all'altra e forse Jack non deve fare il saltino ogni volta per riuscire a salire. Perché non me la fai? Ma dai! Ark, ma che c'hai? Ma no, vabbè, sono giorni che ce l'hai con me, ammettilo. Ark, chiedo il divorzio. Voglio il divorzio. Mi avevi convinto a non litigare l'ultima volta con la questione dei pinguini, ma ora sono molto incacchiata, ma porca miseria, ma secondo quale logica una scala me la fai piazzare senza fondamenta e l'altra no? Perché? Perché? Perché mi fai questo? Meno male che il nostro mammut, a cui non ho ancora dato un nome, quindi se vi viene in mente suggeritelo, meno male che il nostro mammut c'ha la quantità infinita di legna, perché abbiamo disboscato tutta la zona, e quindi ora mi preparo la base, ecco, le fondamenta per poter salire senza il saltino. Oh, vediamo anche di qua di piazzarne una. Vediamo se Jack sale. Jack fa la cacca, però non importa. Sale. Oh, sale. Grazie, Ark. Meno male. Ogni tanto. Sì, ma perché dobbiamo sempre usare i trucchetti, fare questi giochini? Cioè, non è che ho tanto tempo da perdere nella vita. Cioè, voglio dire, avrei anche altre cose da fare. Sì, lo so, è vero, non si sta uscendo. Però vi giuro, io avrei anche altre cose da fare. Sono una di quelle persone che ha tante cose da fare anche in casa, sempre, comunque. Santo mammut che ci raccoglie l'infinità di legna. Ti lovo tanto.
Allora, ci facciamo anche le ringhierine belline belline, così Jack non cade in acqua ogni volta. Anche se, ripeto, in realtà non serve il ponte. No, non serve, è per diletto mio personale, ecco, solo così tanto per... Per una questione puramente estetica, perché mi piace l'idea del ponticello. Ti prego dimmi che ho fibra, ti prego dimmi che ho fibra qua dentro, che non ho voglia di raccoglierne, sì grazie, ok. Così ci finiamo di craftare le ringhierine belline belline. Jack, non iniziare a rompere che hai fame, hai mangiato 2 secondi fa, basta! Jack, litighiamo di nuovo, ti avviso, Jack, stiamo per litigare di nuovo, sappitelo. Ti faccio sfracellare per terra. No, non si è fatto niente, va bene. Speravo in una piccola vendetta. Va bene, Jack, per oggi ti risparmio solo perché dobbiamo finire di costruire casetta. Ponticello finito ed è super carino, mi piace il ponticello. E possiamo iniziare a buttare le basi per la nostra serra, che appunto volevo fare da questa parte. E oh mio Dio, aspetta, cosa c'è? Cosa c'è? C'è un cadavere. Da dove spunti tu? Vabbè, io me la piglio, carnina e pelle pelliccia, cioè, no, pelle, vabbè. Ne approfitto e mi piglio un pochino di roba. Allora, dicevamo, vediamo di piazzare non troppo lontano dall'acqua, così non devo, ecco qua, mettere tubi lunghissimi per far arrivare a... No, vabbè, Jack, c'hai di nuovo fame. Jack, ti avviso, stiamo per litigare. Jack, ti avviso, stiamo per litigare e io ho il coltello dalla parte del manico perché ti faccio cadere giù dal dirupo. Te lo dico. Quindi smettiamola, per cortesia. Già c'è Ark che ci rema contro in una maniera improbabile, improponibile. Quindi ti prego, evitiamo. Jack si è arrabbiato, ha tirato fuori il fucile. Pensi di farmi paura? No. Boh, no, non lo so, in realtà ho cliccato per sbaglio. Va bene, Jack, dai, finiamo di costruire stasera e facciamo pace, ti prego. Lo metti via il fucile? No, Jack se l'è presa, non mette via il fucile. Jack se l'è presa, e vabbè. Prima o poi torneremo a fare pace, Jack. Adesso che andiamo a dare cacca, dobbiamo portare tutta questa cacca mentre andiamo a caccia di scarabei. Avremo un po' di tempo per chiarire le nostre divergenze. Ok, allora la nostra serra è conclusa, abbiamo anche già messo i nostri appezzamenti di terra. Sì, ci dovrebbe stare un bel po' di roba. E adesso vediamo di litigare nuovamente, farci venire ancora un po' di nervoso perché non era sufficiente quello che già ci siamo fatti venire, per piazzare i maledetti tubi dell'acqua. Ok, allora a questo giro le tubature le mettiamo per terra perché mi sembra un pochino più elegante, più carino e più raffinato. Però aspetta che qua ci vuole un ingegnere nucleare per piazzarli, perché se vado troppo avanti... Ecco, mi fa questo gioco, ma porca miseria, no! Aspetta, no, lo metto un po' più indietro, tipo qua... E così in teoria dovrebbe riuscire a dare l'acqua a 2 appezzamenti di terra contemporaneamente, giusto? Sì, ok, benissimo. Allora adesso qua che fa l'angolo, sfruttiamo i nostri tubi flessibili. Oh, perfetto, sì, non è drittissimo, mi rendo conto, ma tanto quando poi ci saranno le piante, in teoria tutta sta roba non si vede, quindi va bene comunque. Mi era sembrato di sentire uno Utyranus che urlava, porca miseria, ma ho detto no, figurati, e invece guardalo lì che urla in faccia al mammut. Mammut la difendo io, aspetti che la difendo io. Tanto questi non mi cagano finché attaccano il mammut. Il problema sarà quando il mammut ci andrà giù. Ah no, ci è andato giù lo Utyranus. Ah bene, bene. No, aspetta, carno, no, grazie, non ne ho voglia. Abbi pazienza, non ne ho tanta voglia adesso. Sono un attimino impegnata. No, ma mamma, porca miseria. Vi volevo far schiantare di sotto io. Allora, aspetta che cerchiamo di rendere di nuovo questa zona un po' tranquilla. Ma guarda l'effetto dello Utyranus che continua sulle bestie nonostante lo Utyranus sia morto. Cioè, ma com'è possibile? Vabbè. Dall'aldilà vi sta dando il coraggio per affrontare i mammut, che però si stanno difendendo abbastanza bene contro anche i lupi. Ci sono anche i lupi, non li avevo visti. Aspettate mammut che vi salvo. Io no, forse l'ho ucciso io il mammut, oddio. Aspetti, salvo l'altro. Un mammut almeno lo devo salvare. Un mammut lo devo salvare dall'estinzione. Sì, però mammut, lei non me li lanci così i lupi, che sennò non li becco mai. Già c'ho la mira merda e ho finito le munizioni. Ok, mammut, provo ad aiutarla. No, mi scusi mammut, io ci ho provato, glielo giuro. Lupi, scusate, mi seguite per di qua, per cortesia, grazie. Io ci ho provato mammut, glielo giuro. È che non ho finito i proiettili, mi dispiace. Cercherò di farmene di più la prossima volta. Vabbè, intanto qui c'è stata una strage, ci sono cadaveri ovunque. Noi ci recuperiamo carne, pelle, pelliccia, di tutto. Va bene, va bene.
Sì, comunque, boh, vabbè, ero tranquilla che finivo di piazzare le tubature. Sento questo Yu Tyrannus che urla, ho detto, ma sarà il mio? Starà litigando il mio? No, non era Yu Yu, era sto maledetto che è così spawnato dietro casa all'improvviso. E vabbè. Allora, tutte le tubature sono piazzate, io le ho dovute distruggere e ricostruire un po' di volte perché non riuscivo a fare i collegamenti giusti, ma vi ho risparmiato tutta la tortura di vedermi devastare. Come vedete, finalmente qui c'è acqua, arriva acqua dentro. No, aspetta, perché qua non arriva acqua? Eppure è collegato. Aspetta, qua c'è quello che fa tipo angolo, cioè quello flessibile che... Ah, dovevo attivarlo, ok, quello flessibile lo devo attivare, ok. E adesso mi arriva effettivamente acqua ovunque. Perfetto, perfetto. Quindi la nostra serra effettivamente è pronta. E direi che... Ops, no, aspetta, non mi volevo chiudere dentro la serra. Volevo uscire, grazie. E direi che possiamo finalmente partire per andarci a prendere i nostri scarabei. E no, Jack, non serve il fucile, grazie. È la mattina successiva perché nel frattempo con il nostro mammut ci siamo raccolti un pochino di semi, perché a manina non riuscivo a raccoglierne manco mezzo, che ho già piazzato nei nostri appezzamenti di terra, così intanto sono già pronti e poi ci basterà mettere i fertilizzanti. L'inventario di Jack è pieno di cacca e di feci per riuscire ad addomesticare appunto questi scarabei che dovrebbero essere sull'isola volante, o almeno così ho letto. A tal proposito, visto che stiamo andando in un posto non proprio tranquillo, ma anche un pochino pericoloso da quel che ricordo, prima di tutto io e Jack abbiamo fatto pace, perché altrimenti da qua non ne usciamo, vero Jack? Sì, sì, non lo vedete ma sta facendo sì con la testa. E visto l'alta pericolosità appunto della nostra isola volante, ci siamo riempiti anche l'inventario con un po' di munizioni, anche di dardi narcotizzanti che in realtà al momento non ci servono, ma non si sa mai, non si sa mai. E nello slot numero 8, come potete vedere, ci siamo fatti anche la bevanda che ci permette di tirarci un po' sulla vita nel caso in cui qualche bestia brutta ci dovesse attaccare. La bevanda è anche abbastanza facile da fare, in realtà non so perché non l'abbiamo mai fatta prima. Basta mettere nel cooking pot, nel pentolone, le tinto berry, quelle rosse, i narcotici e dell'acqua. Non mi ricordo le quantità, abbiate pazienza. E infatti io ho messo dentro un po' di tutto in quantità così a caso. Mi ha fatto effettivamente un bel po' di questa bevanda rivitalizzante, ma allo stesso tempo mi ha fatto anche un sacco di tinta rossa, perché sicuramente ho sbagliato le dosi, quindi boh, non lo so, prima o poi dovremo usare sta tinta rossa perché ne ho veramente in quantità industriali, non so come, mi divertirò a dipingere le bestie. E come vedete appunto abbiamo tanta cacca, tanta cacca non finire, cacca come se non ci fosse un domani, perché in effetti stiamo andando in un posto di merda, quindi direi che è anche azzeccata la cosa. Ed accoglierci sull'isola volante, alla vostra destra, aspetta che adesso l'ho superato, ma c'è un carno che ci ha già puntato così tanto per gradire, per darci il benvenuto. E aspetta che laggiù ho visto roba sbrilluccicare, aspetta dove se riesco a inquadrarla ti prego fammi inquadrare. Eccolo, è un Raptor Tech, ma che carino, che litiga ovviamente con le aquile, ma che bellino, che livello è? Livello 60, no vabbè, se le aquile non me lo fanno fuori mi sa che me lo piglio. Dai, ma è troppo bellino. Guarda, è rosso e un po' viola, blu, non lo so, sbrilluccica, però è molto molto carino. C'ha due aquile contro, però. Tizio, io ti vorrei addomesticare, ce la fai a buttar giù? No, non ce la fa, è morto in una posizione orrenda, accappottato praticamente, la testa in giù, vabbè. Ok, grazie e benvenuti sull'isola volante di Ark Dissenter, yeee! Yeah. In realtà, diciamocelo, se non fosse per tutte le bestie incazzate e stronze e affamate che popolano quest'isola volante, il posto sarebbe anche bello, anzi è bellissima l'isola volante, c'è anche quella grotta dove tra l'altro dovremmo andare a cercare gli scarabei, penso, perché probabilmente sono là dentro. Cioè, è anche bella l'isola volante, solo che evidentemente è troppo in alto e c'è troppo poco ossigeno, non gli arriva l'ossigeno al cervello alle bestie. E quindi sono tutti incazzati, ovunque ti giri, ogni tanto vedi casini, gente che litiga con chiunque. E vabbè. Oddio, aspetta, sta zona è simpatica. No, aspetta, vedo già un'aquila. Però sembra più tranquillo del resto, sinceramente. Me la ricordavo più popolata e più cazzosetta, dico la verità. Dico la verità, forse ci siamo un po' allarmati per niente. No, aspetta. Manco detto, e là c'è il trio di allosauri che litiga con non so cosa, però ce ne due bloccati. Sì, ma voi siete bloccati. No, scusate, vabbè, ma si sono bloccati tra di loro mentre l'altro sta facendo tutto il lavoro sporco. Cioè, con chi stai litigando? Con le iene? Ma guarda che deficienti.
Si sono incastrati tra di loro, sembrano una bestia unica a due teste. Siete troppo scemi, ragazzi, siete troppo scemi. Ragazzi, io gli allosauri ce li ho già perché sennò mi sarei divertita un mondo ad addomesticarvi, ma mi sa che non è il caso, mi sa. No, aspetta, non riesco neanche a risalire. Aspetta, aspetta, volevo fare la scema, non riesco a riprendere giù. Aspetta, aspetta, aspetta. No, basta. Ho cambiato idea, non lo faccio più. Ho cambiato idea, non lo faccio più. No, 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 ti prego. Giù, pucciola. Aspetta, prendo la ricorsa. No. Jack, ce la fai a salire? Sì. Ho capito. Joe, mi segui? Joe, scusami, ho fatto una cazzata. Mi segui, grazie. Cioè, da una roccia alta 20 centimetri non riuscivamo a salire. Jack, ma davvero? Sì, ma che tristezza. Stavo prendendo per il culo gli allosauri, ma anche noi, Jack, non siamo messi bene, eh. Allora, l'allosauro che non era incastrato è finito giù di sotto casualmente, litigando con un'aquila e no, non era Joe, ve l'assicuro, non era Joe, è caduto perché stava litigando con un'altra aquila che era qua in zona. Quindi io volevo un attimo avvicinarmi a questi due scemi. Ciao ragazzi, come state? Guarda, mi guardano ma non possono fare niente perché sono glitchati malissimo. No, non gli sparo neanche in faccia perché dai, come sparare sulla Croce Rossa è troppo facile. No, dai, no, non è il caso, non mi sentirei una merdina. No, ma guarda che bella, dai, no, è bella. Se non fosse, ripeto, per le bestie malefiche, affamate, fameliche, crudeli che popolano questo luogo, tipo T-Rex, ecco, vedi, tipo T-Rex che se la prendono con un piccolo pacchi, mi sembra, e l'allosauri e altri T-Rex. E beh, se non fosse per tutte queste bestie, mamma, il casino, ci sono carno. No, vabbè, c'è qualsiasi cosa. Cioè, qualsiasi cosa, forse tranne il gigantosauro. Guarda lì, guarda, ma anche gli allosauri litigano con i carno. Però non litigano tra di loro Rex e allosauri. Ah, va bene, ok, non le capisco queste dinamiche, sinceramente, non le capisco. Però va bene, non importa, trucidatevi tra di voi. No, 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 no. Niente, no, allosauri e Rex non litigano. Ok, va bene, buona sapersi. Voi con chi state litigando? Con gli scorpioni. Cioè, non c'è una bestia che stia buona qua. Lei è buono, lei è tranquillo, sì. Mi sa dire dove trovo gli scarabei? Scusi, di qua? Provo ad andare per di qua. No, ma di qua c'è un carno con l'aquila, signore. Che indicazioni mi dà? Oh, e qui c'è un piccolo dove di Curuschiuso. Quindi vuol dire che qualcuno l'ha attaccato. Ci sono scorpioni. E io non riesco a trovare l'ingresso della grotta, porca miseria. Ma c'era entrata. Mi sembrava che fosse da questo lato. Però non la sto trovando, porca miseria. Oh, finalmente abbiamo trovato l'ingresso della grotta. E sì, io ho dovuto un attimo far spogliare il povero Jack perché non ho capito perché gli è venuta una botta di caldo. Così all'improvviso ha iniziato a dirmi che stava sudando, che c'aveva caldo. E vabbè, ora nella grotta, vabbè, ora che l'ho svestito sta bene. Guarda serpenti, guarda scorpioni. Ma perché? Ah, cosa sono ragni? Sono scarafaggi brutti quelli. Però non vedo scarabei. Dovrebbero essere abbastanza colorati in teoria, quindi dovrebbero farsi notare. Oh, fungo gigante, è vero che c'erano i funghi giganti qua sopra, che belli. No, mi piacciono un sacco, sono bellissimi. Sono troppo fantasy, fanno troppo. Oh, gli scorpioni ci salgono, sì, ci salgono. Mi potevate lasciare un attimo il momento fantasy? Scusate, no, Scarabei, qui piccoli puccioli scarabei, ho un sacco di feci per voi. Miam, che buone le feci del nostro Yutiranus. Venite a mangiare. No, non ce ne sono, solo scorpioni e pipistrelli. Ma perché? Tra l'altro, ma aspetta, fa vedere, sono glitchati tra di loro. No, 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 non sono glitchati tra di loro. Stavo scherzando, non sono glitchati tra di loro. Guarda quanti pipistrelli, quanti ragni. No, vabbè, ma quanti funghi giganti, che belli allo stesso tempo. È un posto orrendo e bellissimo allo stesso tempo, l'isola volante, non c'è che dire, non c'è che dire. Ma sto vedendo una cosa strana, aspetta, no? No, è così. Ci sono delle cose che fluttuano, ma che roba è? Ma è come. Ecco, no, aspetta, ci sono i pipistrelli che mi seguono. Ci sono i pipistrelli che mi seguono. Aspetta, 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 che non ne ho voglia. Dai, pipistrelli, non ne ho voglia. Mi fate cercare lo scarabeo con calma. Guarda quanti! Ma guarda quanti! E c'è roba comunque che si muove ne nell'aria, tipo come quando siamo sott'acqua. È normale questa cosa? Io non credo, io non credo. Io sto girando da non so quanto negli stessi punti, perché alla fine la grotta non è che sia infinita. E c'è pieno di qualsiasi bestia, ma non ci sono scarabei. Non posso neanche volare troppo bassa per adocchiarli, perché mi attacca qualsiasi cosa appena mi avvicino al suolo. Cioè, guardate la quantità di pipistrelli e di bestie brutte che ci sono, di scorpioni. Cioè, qualsiasi. Aspetta. Vedo una cosa colorata laggiù. Aspetta. Ti prego, dimmi che sei. Ti prego, dimmi che sei tu. Sì!
Sì, lui, piglialo. Joe, piglialo, portalo dove non possono arrivare gli scorpioni. Ci potranno arrivare i pipistrelli, probabilmente, però... mi serve un fungo. Mi serve un fungo perché vedo che sui funghi le bestie non sostano. Se mi ci metto io sicuramente arrivano, però di base non ci sono bestie sui funghi. Quindi, tipo questo? Sì. Ok. Oh, alleluia! Anche livello 50. Bene. Oh, che bellino, è tutto colorato. Sì, però lo sto cercando da un'eternità. No, vi giuro, io ho tagliato un sacco di parti, ma è veramente tanto che sto girando. Allora, vediamo di mettere la cacca nell'ultimo slot. E tatan! Già a metà domesticamento, che bello. Ah sì, nel frattempo mi sono andata a raccogliere nella palude là sotto i semi, delle piante che sparano, che sputano roba alla gente che si avvicina alla base. Perché me le volevo piantare anche nella zona della base di montagna. Anche se in effetti non le ho mai viste. No, Giorgio, aspetta, tu mi stai ancora seguendo. Scusami, aspetta, colpa mia. Aspetta, non mi volare via che poi ci cado di sotto sicuro. Ok, no. Ma guarda che carino che è. Carino, è tutto colorato. Ti fai venire fame? La vuoi un'altra cacchina, no? Ah, vabbè. Aspettiamo che il tizio abbia di nuovo voglia di feci e finiamo l'addomesticamento. In teoria dovrebbe finire con una cacca ancora, giusto? Cioè, non è che me ne chiedi altri 30.000 solo così per il puro gusto, per ingordigia. Allora, tesoro, tu sei tanto carino, però se non ti fai venire fame mi fai venire il nervoso. Ti prego, puoi avere fame? Sto aspettando da un sacco. Ti prego. Vorrei tornare... Oh, grazie. E 99.3! E ovviamente 99.3 perché Ark mi odia. 99.3 perché Ark mi odia. Oh, santa pazienza. Vabbè, basta. Ah, aspetta che laggiù vedo qualcosa che sbrilla... È un altro scarabeo. C'è qualcosa di brillantinoso laggiù che non sembra un fungo. Un funghetto di quelli verdi. Se riesco a inquadrare... No, mi sa che sono troppo... No, Jack, più su... È lì. Ah, un artefatto. Bene, un artefatto. Non so cosa sia l'artefatto. Cioè, nel senso, so che ci sono su archi artefatti, ma non so cosa servano. Ah, c'ho di nuovo fame. Oh, finalmente. Alleluia, grazie. Ciao, carino lui. Ciao, buio. Oh, lo posso prendere? No, vabbè, lo posso prendere. Oh, aspetta, voglio salire su Joe con... Joe, posso salire? Non riesco... Ah, ok. No, vabbè. Ma teniamo lo scarabeo per il culo. Ma perché? Ma non possiamo prenderlo come le persone normali. No, dalle chiappe lo dobbiamo afferrare. Proprio dalle chiappe. Che bello. Che bella sensazione, vero Jack? Avere un bello scarabeo tra le mani tenuto per le chiappe. Niente, bellissimo. Allora, io vorrei provare a prendere quell'artefatto che, ripeto, non so cosa serve, quindi se voi lo sapete, ditemelo. Ditemelo per cortesia perché io non so che serve. E ci sono i pipistrelli, allora aspetta, ci facciamo tattici. Ok, tizio piccolino, tu entra nella tua sfera poiché così noi andiamo ad acchiappare quell'artefatto che sono un attimino curiosa di vedere a che serve. Ok, cerchiamo di fare in fretta perché non ho voglia di litigare con i pipistrelli o con gli scorpioni o con i serpenti o con i ragni. Non ne ho voglia, abbiate pazienza. Ok, ah! Ok. Ah, sparisce come i beacon che scendono dal cielo. Ok. Va bene, poi vedrò un attimino a che serve questa cosa. E ragni. Beh, ovviamente. No, ragazzi, ve l'ho detto, non ne ho voglia. Abbiate pazienza. Magari un altro giorno litighiamo, ci prendiamo a fucilate, a schiaffi in faccia. Però adesso non ne ho voglia, adesso proprio non ne ho voglia. Oh, aspetta, ma qui c'è un altro scarabeo. Aspetta che lo piglio. Non ho visto che livello è, ma chi se ne frega, uno scarabeo. Cioè, non è che mi serve per fare chissà che cosa. Guarda la marea di pipistrelli che se l'è presa con me perché gli ho tolto lo scarabeo. Ma perché, dai, era vostro amico. Ma guardate che va a stare meglio, ve lo giuro, lo porto in un posto bellissimo. Ok, noi ci mettiamo sul nostro solito funghetto e diamo il via al pranzo a base di caca. Ne ho poche, tra l'altro. No, speriamo che bastino. L'altro ne ha volute tre, le altre si vede che mi sono scadute perché la caca a quanto pare scade. Ah, così, a te una è bastata, va bene, ok, perfetto. Benissimo, allora torniamo a casa così, torniamo vittoriosi con lo scarabeo preso per le chiappe. Va bene, chissà cosa penseranno le nostre bestie quando ci vedono arrivare così, che vergogna. Ragazzi, guardate, siamo tornati, aspetta che Jack ci sta morendo congelato giustamente, poverino.
Ragazzi, siamo tornate, guardate, ho uno scarabeo, siamo vittoriosi, è stata una cattura difficilissima. Là c'è gente che litiga, vabbè. No, vabbè, non è vero, non è stata difficile, è stata più che altro una rottura di balle cercarli, perché non li vedevo assolutamente, ci ho messo veramente tanto, ragazzi, ho tagliato di nuovo tante parti, ma l'ho cercato veramente per tanto tempo. Allora, per ora li metto qua nella nostra, già nella nostra serra. E devo aspettare di avere un po' di caca. No, non volevo tirare fuori il fucile. Jack, perché stai sempre tirando fuori il fucile? È nervoso, Jack, è nervoso. Allora, devo aspettare che caghi qualcuno. Ecco, appunto. Il mammut e anche Yuyu hanno già cagato. Perfetto, grazie ragazzi, mi serviva proprio questo. Qualcun altro? Qualcun altro? Voi no, eh? No, no, no. Vabbè, ma voi fate cacca piccola, non mi interessa, non mi interessa. Allora, comunque, ho messo i due scarabei già nella serra, perché adesso, dopo avergli messo la cacca nell'inventario, li dovrò mettere in wandering, in modo che appunto inizino a produrmi. No, no, tizio, che fa? Che fa? Cammina su due zampe, perché? No, 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 stai calmo, aspetta. Comunque sono troppo carini, hanno dei colori bellissimi e mi piacciono veramente tanto, hanno anche gli occhietti teneri, guarda che carini che sono. No, vabbè, a me piacciono un sacco gli scarabei, comunque sono veramente teneri. E dicevo, gli mettiamo un po' di cacca nell'inventario. Adesso ce li mettiamo in wandering e in questo modo dovrebbero pian piano per i cacchi loro produrre un po' di fertilizzante. Quindi adesso mi andrò a passare il tempo a raccogliere altre cacche per riempire l'inventario dei nostri scarabei tenerissimi, coloratissimi, bellissimi, vivacissimi, in modo che tutto il fertilizzante che producono ci aiuterà a far crescere le nostre piantagioni, non solo di narcobacche, ma anche di tutte quelle altre cose tipo le pannocchie, le patate, le carote, che ci serviranno per addomesticare mammut e rinoceronti. E allora anche questo episodio di Hack finisce qua. In realtà ho registrato veramente tantissimo nel weekend e questa è una parte di tutto quello che ho registrato nel weekend. Ora piano piano la sto montando i vari pezzi, gli episodi appunto per poterli pubblicare il prima possibile. Vi volevo anche chiedere scusa perché volevo pubblicare veramente tanto 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 di più per tenerci un po' più di compagnia in questi giorni, solo che io sto continuando a lavorare, ovviamente lavoro da casa e però paradossalmente sto lavorando molto di più in questo periodo rispetto a quando ero in ufficio e quindi non ho effettivamente tutto il tempo che vorrei per registrare, ma non importa, farò il possibile, ve l'assicuro. A tal proposito volevo fare due chiacchiere molto rapidamente con voi sull'argomento, perché lo so ragazzi, è difficile stare chiusi in casa tutto il giorno, tutti i giorni, capisco, è pesante, non dico di no, però veramente cerchiamo di restare tutti a casa, è importante perché siamo in una brutta situazione, lo siamo tutti, è come se fossimo un po' tutti in pericolo e dobbiamo tutelarci, aiutarci tra di noi. La cosa migliore che possiamo fare in questo momento è appunto restare tutti a casa. Poi, insomma, dai, cose da fare in casa ce n'è, dai, ce n'è sempre. Chissà quanti vecchi puzzle mai fatti avrete in casa, quanti giochi da tavolo mai utilizzati e ancora magari incelofanati avrete da tirare fuori. O anche solo dover, non lo so, riguardate tutti i vostri vestiti e mettete da una parte quello che volete donare. Guardatevi ovviamente qualche video su YouTube, è pieno di video. Anzi, io volevo anche condividere con voi magari qualche YouTuber, cioè qualche informazione su degli YouTuber che a me piacciono molto, li sto guardando costantemente. La sera, non potendo uscire, mi fa piacere guardarmi questi video perché sono anche molto, davvero molto interessanti. Quindi magari se siete interessati vi farò anche un video, magari molto breve, sull'argomento, dove condivido con voi un po' di YouTuber che seguo e che potrebbero essere interessanti anche per voi. E poi per chi di voi mi segue su Facebook avrà visto il post dove ho pubblicato la mia opera d'arte, il mio capolavoro, cioè praticamente è la mia Gioconda. Il disegnino del piccolo dinosauro, che in realtà era una prova, cioè era una prova di disegno fatta veramente un po' così ad cazzum. Però in realtà vedete, un'altra cosa che sto facendo è sto seguendo dei video di corsi di disegno su YouTube. Ci sono tanti video gratuiti, quindi non c'è neanche bisogno di pagare dei corsi. E sto seguendo appunto questo corso di disegno. E è interessante, è carino. Sto piano piano iniziando a tracciare due linee che non facciano proprio schifo. Ecco, quantomeno si capiva che era un dinosauro. Poverino, un pochino deforme, però era un dinosauro, dai, si capiva. Va bene, adesso la smetto di blaterare. Spero che il video vi sia piaciuto, che sia riuscito a intrattenervi e divertirvi in questi pochi minuti. Vi mando un enorme abbraccio, un super bacione. E noi ci vediamo al prossimo episodio. E mi raccomando, restiamo tutti a casa. Baci e abbracci a tutti. Ciao ciao.